Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, questa mattina ha fatto visita al convitto Melchiorre Delfico di Teramo, accolto con entusiasmo dai bambini della scuola primaria, dalle studentesse del liceo coreutico. Il ministro ha poi partecipato in aula magna ad un incontro istituzionale. Il ministro ha approfittato, nel punto stampa, per elencare quelle che sono le risorse economiche stanziate dal suo ministero per l'edilizia scolastica abruzzese. Dunque, noi abbiamo investito dal novembre 2022 ad oggi qualcosa come 462 milioni di euro, se non ricordo male, per la scuola abruzzese, oltre 321 milioni di euro per l'edilizia scolastica, soltanto sulla messa in sicurezza qualcosa come 46 milioni e mezzo di euro. Sulle nuove palestre ho voluto esplicitamente per le scuole del Mezzogiorno, tra cui anche l'Abruzzo, un investimento particolare oltre i fondi PNRR, qualcosa come 13 milioni e mezzo circa. Sugli asili nido quasi 206 milioni di euro. Sulle mense scolastiche, anche qui con finanziamenti extra, 21 milioni e mezzo circa. E sul discorso delle scuole nuove, qualcosa come 34, 33 e 895 milioni di euro. Ministro, sono previsti i fondi per le scuole abruzzesi colpite dalla sisma? Beh, questo è indubbiamente previsto e devo dire che questo è un tema che per le regioni colpite, l'Abruzzo, le Marche, sono certamente queste come dire, attenzioni che il governo, come d'altro canto tutti i governi della Repubblica, hanno avuto e devono avere per supportare regioni che hanno subito danni particolarmente gravi e particolarmente ingenti, e noi continueremo su questa strada. Diversi temi trattati, come ad esempio quello del bullismo scolastico. Abbiamo attivato l'avvocatura dello Stato perché difenda legalmente il personale scolastico aggredito, quindi non dovranno più pagarsi l'avvocato, ma anche io intendo fermamente sviluppare questa ipotesi. Se si aggredisce un docente, se si aggredisce un preside, c'è un danno di immagine. È lo Stato che viene danneggiato e allora lo Stato deve poter agire nei confronti, civilmente, nei confronti dell'aggressore per chiedere i danni da immagine che lo Stato ha subito. Il dimensionamento scolastico è un'altra piaga. Devo dire che sul dimensionamento abbiamo ottenuto il consenso poi alla fine di tutte le regioni che hanno dimensionato, anche perché con il preside vicario abbiamo addirittura migliorato la situazione rispetto al passato.